Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo qualche tips barra errore sullo squat che può essere utile appunto per migliorarlo ed evitare alcuni spiacevoli errori tecnici. Abbiamo con noi Matteo, mio carissimo collega, che ci farà da cavia. Se sbaglierà lo squat, non è vero, siamo qui apposta per sistemarlo e andiamo a vedere. Allora, quindi, la partenza. Ci posizioniamo sotto la barra. Ok. La sbarra appoggia esattamente sui trapezi. Stacco. Passo indietro. Scendo. Su. Ok. Giù. Questo è uno squat a regola d'arte. Ora andiamo per punti. Allora, diciamo che la cosa più importante quando ci si mette in setup sullo squat, la prima cosa in assoluto è il baricentro, ok? Il peso non deve essere né troppo sui talloni né troppo in avanti, quindi sulle punte. Deve essere sempre al centro del piede, ma leggermente percepito, leggermente sulla punta, quindi su questa parte qua, sul centro avanti piede. Ok, in modo che quando vado in accosciata riesco a percepire effettivamente il centro del piede e a spingere bene a ritornare in setup perfetto. Perché se io vado troppo indietro, quindi sul tallone, una volta che scendo rischio di perdere l'equilibrio o rischio di smollare in buca. Quindi scendo, smollo in buca, quindi butto avanti le ginocchia e non rende lo squat efficiente. Quindi questo è il primo punto. Tra l'altro il baricentro, a seconda della mobilità, c'è chi lo sposta avanti e indietro, soprattutto sui soggetti che sono ancora magari dei principianti o comunque che hanno molta difficoltà con lo squat perché l'hanno appena approcciato, tendono in discesa a andare avanti, a chiudersi, quindi a buttare il bilanciere proprio oltre i piedi. Invece la linea del bilanciere deve stare sempre sul piede. Io il bilanciere ce l'ho qua, scendo e resta sempre sulla linea del piede. Proviamo a vedere di lato. Squat. Come vedete, la linea è perfettamente al centro del piede. Su. Un altro. Bene. Su. Ok, rack. Fortunatamente una cosa che Teo non ha sono le ginocchia valghe. Le ginocchia valghe sono la chiusura delle ginocchia in discesa. È una cosa che fanno sempre gli atleti alle prime armi. E il che può portare problemi, perché rende il ginocchio molto instabile. Il ginocchio è dove si poggia completamente all'alzata, quindi va sistemata questa cosa. È importante tenere i piedi leggermente in fuori, le ginocchia seguono la linea dei piedi, si scende tenendo le ginocchia sempre verso la linea dei piedi, ci si accovaccia, in spinta, è importante perché di solito capita in spinta di chiudere le ginocchia per la fatica, di tenere in fuori un pochino le ginocchia in modo da avere sempre questa linea, tenere sempre la posizione delle ginocchia che vanno in fuori. Un altro punto che possiamo andare a descrivere è il bottom wink oppure la sculata, diciamo in gergo non molto tecnico. È quando si va giù in accosciata e si tende a far questo, a chiudere il bacino in avanti. Non è un gravissimo errore. Diciamo che se non viene fatto è meglio, perché va a creare un po' di tensione sui paravertebrali. Di solito è un problema di mobilità, quindi con l'abitudine del andare giù molto, più squat si fanno e meno ci sarà questa sculata, ecco. Un altro punto importante che ci fa vedere Teo, uno squat per favore. Prego, squat. Su. Ok, come possiamo vedere, qua di nuovo squat, lentamente, vedi che lui attiva bene le anche,
in modo da attivare bene i glutei femorali, scendi in buca e allunga il femorale, rompe completamente i 90 gradi, squat e spinge esattamente come è sceso. Ok, rack. Importante tenere sempre questi elementi qua. Quindi, baricentro in avanti, anca che si attiva, quindi non scendere, non buttarsi in avanti. Anche che si attivano, si scende completamente su. La discesa comunque è determinata anche dalla mobilità di un atleta. All'inizio è normale avere magari qualche difficoltà nel scendere completamente in buca o compensare appunto con ginocchia piuttosto che la sculata, perché quando non si è molto mobili si tende a sculare. Oppure si tende a chiudere il petto in avanti. Errore che fanno in tanti e che comunque durante il percorso di un atleta anche avanzato può capitare con gli alti carichi, è molto frequente. Si tende invece di tenere sempre il petto bello aperto e la schiena dritta, quando si scende che il carico non lo si tiene più, si tende a buttarsi un po' giù e poi si tende a sculare in questo modo qua. E non va assolutamente bene perché si carica tutto sulla schiena e non rende efficiente lo squat sulle gambe. Invece, come ha fatto vedere Teo, la cosa importante è tenere lo sguardo in avanti, petto aperto, scendo, sto dritto con la schiena e salgo. Una cosa che aiuta veramente tanto è proprio tenere lo sguardo in avanti, perché ti dà l'incipit di tenere la schiena dritta in salita, soprattutto con i carichi molto alti. Se volete qualche dettaglio in più, qui sotto in descrizione trovate il nostro coaching online e noi ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi!